Dottor Emanuele, siamo qui con i rappresentanti di due associazioni locali, il Voto e la Rete, presieduto dall'avvocato penalista Rosaria Pietri, e la Pagina di Tozza, della dottoressa Dora Farina. L'evento è stavolta la presentazione, l'illustrazione, l'illustramento dell'ultima fatica letteraria del cinquantenne settemerinese Ugo De Sanctis, attivo in progetti di recupero e di inclusione sociale. Stagione di Passione 2, il documento, è questa pubblicazione per 300 pagine più o meno, oggetto e soggetto dell'incontro odierno. Emilio Esposito è amico e collega di Ugo De Sanctis ed è anche il coautore del libro. Emilio, in questa occasione un nuovo libro, una nuova esperienza editoriale. Perché presentare il volume anche ad Avellino e non soltanto al Mercato San Severino? Allora, io ringrazio sia l'associazione La Magia di Tozza, nella persona di Dora Farina e del dottor Salvino, in quanto ci hanno voluto sul territorio di Avellino per quanto riguarda la presentazione di questa seconda pubblicazione fatta insieme al collega Ugo De Sanctis. Il percorso di questo libro vuole racchiudere un po' quello che è il progetto della riabilitazione e del reinserimento di persone svantaggiate. Tra l'altro abbiamo avuto anche la collaborazione dell'UNISA, e qui per questo ringrazio anche il dottor professor Paolo Diana, il PALE del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione dell'Università di Salerno, che ha contribuito anche al nostro lavoro, anche per un'elaborazione statistica. Questo percorso vuole essere di sensibilizzazione per quanto riguarda le problematiche sociali, ma non solo di detenzione, attraverso un percorso dove la persona viene realmente presa in carico dai servizi e realmente, attraverso un percorso anche di formazione professionale, viene inserita poi nel contesto sociolavorativo. Cosa di fondamentale può emergere da questo libro, da questa pubblicazione dell'amico che collega De Sanctis? Allora, il percorso è una raccolta di documenti di 5 anni di lavoro ed è un richiamo a quello che è il primo libro, Stagioni di Passioni, ed è un percorso che ha all'interno sia esperienze dirette che progettualità per quanto riguarda, come dicevo prima, il reinserimento, ma l'inclusione sociale, che è fattiva, è fattibile, e noi abbiamo potuto constatare che con la rete tutto ciò è possibile, con le associazioni di volontariato, con cooperative sociali, con gli enti, con varie strutture, quindi attraverso un percorso di cittadinanza. Con Sabino Murano, politico di Avellino, che ha fortemente propugnato, ha voluto la presentazione del libro Stagioni di Passione 2 proprio al Circolo della Stampa di Avellino. Perché invitare De Sanctis e anche Esposito a presentare, ad illustrare, a portare avanti questa tale opera? In quanto autori di un'opera sicuramente meritoria, che mette la lente di ingrandimento su un tema come quello del volontariato spesso, come si dice anche dal libro, non un volontariato organizzato, ma anche un volontariato personale, di persone, fatto da persone che realmente con loro operare tutti i giorni creano le condizioni per vivere un mondo migliore. Lei ha avuto esperienze di volontariato? Sì, soprattutto in gioventù, insomma, sono stato volontario di protezione civile, facemmo un intervento all'epoca degli alluvioni di Salmo, quindi abbiamo fatto diversi interventi. E le vostre istituzioni come vedono, come si aprono al mondo del volontariato? Ma il problema è sempre lo stesso, purtroppo troppo spesso il volontariato trova gli ostacoli della burocrazia, cioè forse meno burocrazia, più soluzioni snelle potrebbero favorire la volontà di impegno sociale e civile. Penalista Rosaria Pietri, amica di Ugo De Sanctis, una battuta su suo amico.
Beh, Ugo è una persona meravigliosa, io mi pregio di essere sua amica, ma Ugo è amico sicuramente di tutti, perché ha un cuore enorme. E il mondo della rete, quali sono gli obiettivi della sua associazione? Beh, l'associazione Il Mondo della Rete si chiama proprio Il Mondo della Rete non a caso, perché noi crediamo molto in quello che è il terzo settore, il volontariato, che oggi costituisce una grande risorsa, un grande aiuto, ma è chiaro che da soli non si può far nulla, quindi si ha bisogno della rete, del collegamento, tant'è vero che oggi siamo qui a questa manifestazione organizzata in concerto con un'altra associazione di volontariato che si chiama La Magia di Monza. E per quanto riguarda i fondi, Avellino, Mercato San Severino, Salerno, ci sono dei fondi destinati ad associazioni simili? Allora, sia la regione nonché gli enti locali piuttosto che la Comunità Europea mette a disposizione dei fondi per le associazioni di volontariato che si occupano poi a vario titolo di tematiche di carattere sociale e che costituiscono chiaramente una fonte per le associazioni che come Il Mondo della Rete o anche La Magia di Donza operano nel sociale. Come avvocato, soprattutto come penalista, come vede il reinserimento soprattutto dei giovani detenuti nella società? Beh, questo è un tema molto importante ma soprattutto molto vario, che racchiuso in poche battute non rende sicuramente quella che è la sua peculiare importanza. La pena, come io sono solita ricordare, ha un carattere sicuramente afflittivo, perché chi sbaglia è tenuto a doverne pagare la giusta conseguenza, però la pena ha anche un effetto rieducativo, questo non lo dico io ma lo dice il nostro codice, quindi è importante che già dal carcere ci sia un forte collegamento con le istituzioni esterne piuttosto che con le associazioni di volontariato, perché è importante rappresentare ai detenuti che c'è una possibilità, c'è un altro mondo, e questo noi abbiamo l'obbligo di farglielo vedere, di mostrarglielo e di portarli su una strada diversa. Ultima domanda, siccome Ugo non vuole parlare perché dice che è già stato intervistato troppe volte, più o meno il senso del libro? Beh, il senso del libro, non vorrei essere ripetitiva, però è sostanzialmente quello che ho detto poc'anzi. Il libro è l'avventura di Ugo che ha iniziato un percorso, questo percorso lo ha avvicinato al volontariato, ne ha capito l'importanza, ma soprattutto più di lui capisce l'importanza di avere un domani. La vita del detenuto non può finire in carcere, dobbiamo dare loro una speranza, dobbiamo fargli capire che fuori c'è un mondo, c'è ancora una possibilità, e questo è il senso. Allora, il messaggio prima di tutto è un ringraziamento al mondo del volontariato. Ringraziamento perché io ho fatto un percorso, sono stato detenuto molti anni in alta sicurezza e ho avuto la vicinanza delle associazioni di volontariato che operavano sia all'interno sia all'esterno delle istituzioni. E ringrazio la Croce Rossa che quando sono uscito sempre nel mondo del volontariato mi ha dato la possibilità di un inserimento sociale, di un'inclusione. E poi io stesso sono diventato operatore sia della Croce Rossa sia all'interno degli istituti che aiutavo gli altri detenuti, principalmente gli stranieri, ad integrarsi, perché anche nel carcere c'è bisogno di integrazione. Il messaggio insomma è che si può rinascere, si può costruire un'altra vita dopo il carcere. Certamente per un ex detenuto, ovviamente di alta sicurezza, è molto difficile, anche perché ci sono leggi che non ci consentono di integrarci nel mondo del lavoro a causa di alcune normative, per esempio io non posso partecipare a concorsi pubblici, ma neanche come operatore scolastico, bidello, insomma per lavori più semplici, e quindi dobbiamo rivolgerci al mondo del privato. E anche là è difficile se non si ha il supporto istituzionale, un supporto istituzionale che latita e comunque si appoggia al mondo del volontariato. Quindi questo libro è una lunga esperienza sia in Italia sia all'estero, perché poi sono stato in Albania, sono stato in Messico, mi sono confrontato con altre realtà. È un percorso proprio attraverso l'integrazione a 360 gradi anche con gli stranieri soprattutto. Pietri, da dove nasce l'input per questo progetto?
L'input è dato dalla importanza che il terzo settore riveste soprattutto come diciamo così, speranza, come una strada alternativa che viene data a chi vive il disagio sociale, disagio inteso sotto vari aspetti, in particolar modo, rifacendoci al libro, il disagio legato sostanzialmente alle persone che vivono e pagano il proprio debito all'interno della struttura carceraria e al quale chiaramente bisogna far comprendere che fuori c'è una vita anche diversa rispetto a quella della devianza. Adesso ci troviamo ad Avellino, il discorso riguarda anche il penitenziario di Bellizia e Pino, che soffre di sovraffollamento, di emergenze croniche come per esempio l'assistenza sanitaria, come denunciato dal responsabile dei diritti dei detenuti, Carlo Mele. In realtà sì, anche se il carcere di Bellizia è una realtà simile a tante altre strutture detentive che si trovano nelle medesime condizioni. Diciamo che in Italia ci sono delle strutture detentive che sono delle isole felici, ma sono veramente molto poche, dovrebbero essere non l'eccezione ma bensì la regola. In realtà dal libro di Ugo De Santis nasce un progetto che stiamo strutturando e portando avanti in coordinamento con sia la struttura penitenziaria di Bellizia e Pino sia di Salerno, ed eventualmente cercheremo di coinvolgere anche quella di Ariano Irpino, che ha ad oggetto proprio l'esigenza di dare ai detenuti una speranza, una formazione futura che non sia solo quella della